Cari amici, buongiorno. È già da tempo che non ci risentiamo attraverso questo veicolo, questo sistema. Siamo vicini al Natale. Quest'anno non direi alle feste. Troppe categorie di italiani non potranno vivere in modo festivo questi giorni. Abbiamo vissuto per troppi anni in maniera al di sopra di quelle che erano le possibilità economiche. Era il nostro saltimbanco che sbandierava benessere, ilarità, sorrisi, elargiva dei sogni che non potevano essere realizzati e infatti non si sono realizzati, e gli italiani, alla luce di queste certezze di un uomo che ha avuto successo nella vita, si identificava in lui e spendeva e spandeva. Crediti facili, acquisti senza discernimento, automobili interessi zero da pagarsi in 72 rate, e mutui facili, costo di interessi, carte di credito elargite così in maniera proditoria, perché poi si sono e si dimostravano delle coltellate con dei costi assurdi. All'improvviso l'Italia si è dovuta risvegliare, perché qualcuno ci ha fatto risvegliare. Il saltimbanco ha lasciato il potere volutamente, perché non sapeva più come uscirne, e si è messo da una parte a guardare. Si può permettere ancora qualche volta di metter bocca in cose che sinceramente non lo riguardano più, non lo debbono più riguardare. Se ne stia al suo bel posto che si è creato con questa sua faciloneria, con questa sua ridanciana e visione del mondo e della vita. Italiani e amici, mio non vuole essere nient'altro che uno sfogo di un italiano che ha anch'egli difficoltà per tutta questa situazione. Però faccio una considerazione: questi sacrifici io ritengo che saranno in qualche modo finalizzati, utilizzati per risollevare le sorti della nostra bella Italia, mentre prima erano sperperati, senza alcun futuro. È difficile sopravvivere a questo, ma io ritengo che si abbia in questo momento un governo tecnico, politico, non ha nessuna importanza, fatto comunque di personaggi che sono al di sopra della politica e che sanno fare i conti e che non promettono l'improponibile, che non fanno figurare cose belle, fanno figurare la verità, e con la loro sincerità e con le loro capacità tecniche, ma sicuramente anche non politiche, ma nel settore settoriali dei conti, dei conteggi, potranno darci una mano. È triste, non sarà un Natale fantasioso, non sarà un Natale con i fuochi d'artificio, sarà un Natale. Aggreghiamoci con tutto questo. E se non altro, una buona notizia l'abbiamo: non ci sarà più il Minzolini e potremo tornare a vedere un TG1 che diventerà decisamente, e non potrà essere, non peggiore di quello che è stato fino ad ora. E un'altra cosa, amici: in montagna ci sono dei problemi. Perché? Perché hanno attrezzato le stazioni di sci, si sono qui alla Betona, hanno fatto un nuovo impianto di pattinaggio sul ghiaccio, hanno mantenuto gli stessi prezzi e purtroppo non abbiamo la neve. La mia, questo qua, nevica, vuole essere un auspicio a che la neve venga presto. Buon Natale, amici.